You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. A momenti non trovo più neanche le case di Mineto qua. A venire giù dalla strada non c'è più sentiero. Qui dove c'erano prati è tutto bosco, completamente bosco. E adesso intravedo le case lì sotto. Ci arrivo pian pianino, ma è una cosa che se non passavo non ci credevo. Io non so quanti anni è che non passo da ste parti, ma forse almeno una trentina. E caro mio Minetto di Walter, Renato, Anselmina, Iole, Roberto, mamma mia, quante volte ero venuto qua da bambino, e adesso non c'è più niente. Al balcone qua me lo ricordavo, mamma mia, giù tutto, che peccato, mamma mia. Da qui andavamo giù poi a fare il bagno nel Sesse, che c'era una goia grossa, e invece adesso è così. Eh sì, questo forno qua penso che sia proprio l'unico rimasto così dopo secoli, ma è perché è fatto sotto la pietra e quindi è stato protetto sempre. E la muratura ha tenuto, anche la bocca è perfetta ancora, è tutto sistemato come lo era 100 anni fa. E qui c'è addirittura la pietra per tirar fuori le ceneri. Sì, però metteva la legna che non si bagnasse. Fantastico, è veramente una cosa che non so se ci sono altre ripetizioni in giro. Questo è il masso erratico del Martine, di fianco al Cevre, all'Alpe Capraio. Di qua comincia la salita per andare su a Fontana Ciapè, cosa che farò adesso. Oggi, 19 dicembre del 2023, sono arrivato qui a Fontana Ciapè. Partito da Laietto, sono sceso Minetto, poi sono salito su dritto per dritto verso l'Ar del Martine con una piccola deviazione verso il Capraio. E qui una volta questa fontana usciva direttamente da sotto quei massi lì, Fontana Ciapè. Adesso invece hanno fatto tutto per bene e quindi non, la nostra vecchia Fontana Ciapè, come la ricordo io, non c'è più, ma in compenso c'è questa qui che sicuramente sarà più igienica. Adesso io proseguo e vado su verso la Cassella, passo di qua e vado su. Da qui si vedono proprio tutti i paesini della montagna di fronte a me, e vale a dire il mio paesello natio, Laietto, guardalo lì come si vede bene, appena sopra Prato Botrile, eccolo lì. Se salgo un po' vado su al castelletto, eccolo lì, fantastico. Si vedono anche bene i Breri lì, Laietto, poi vado giù, scendo sotto, sì, quello lì è Coindo, con i prati della Brera lì sopra, e su in alto, là proprio in cima, eccolo lì con la sua cappella e Camporossetto, e con i prati dei Muni appena sopra. Scendendo giù da Camporossetto devo trovare, eccole lì, i prati del Sigliodo, con alcune case anche del Sigliodo. Benissimo, il tutto contornato dalle cime innevate. Salendo per il bosco della Fontana Ciapè mi trovo questa abitazione che probabilmente nei tempi
andati fungeva da alpeggio. C'è ancora addirittura qualcosa che è rimasto steso lì da chissà quanti anni. A sapere com'è la storia qua. Comunque io proseguo, vado su per queste lande qua e tiro dritto. Ed ecco l'arp di due uomini, come li chiamavamo noi, dei due uomini, perché qui sulla cresta c'era due massi alti, che poi uno quando ero piccolo è caduto, ed è rimasto da solo, ma questo era l'alpeggio dei due uomini, che noi chiamavamo anche l'alpeggio, l'arp Silvain, Silvino era Silvino Poncet, che tra l'altro era anche mio padrino di battesimo. Qui è tutto andato, ma vedo là altre abitazioni. Noi qui da Laietto controllavamo quando metteva fuori le mucche. Qui dove adesso è pieno di alberi erano tutti prati e c'erano tante mucche e tante persone, perché qui le case sono tante. Oh, la fontana che qui era così bella è secca, non c'è più niente, peccato, però le case sono rimaste e ce n'è ancora parecchie anche là dietro, per fortuna. Ma prati più niente, tutto finito, che peccato. Noi da Laietto lì sotto guardavamo, qui era uno spettacolo, e adesso invece sono tutte case che sono cadute, vanno giù. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound, and when I fall you tied a rope to me, you're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Benvenuti al Sapei, dice qua, e oggi è veramente qualcosa di fuori stagione completamente, perché al 19 dicembre questa temperatura è impossibile, la montagna è tutta sgombra dalla neve, lì si vede bene Punta Croce, poi lassù là dietro in fondo, dietro c'è Punta Imperatoria, e lì siamo sul Colle del Colombardo con le sue montagne dietro di Grifone, e poi gira gira siamo fino allo Smarone. Bello. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound, and when I fall you tied a rope to me. Ed eccomi al Prado Col, 1490 metri, favela di là, Crimion di qua, a sinistra, benissimo, Cibrali su dritto, bene, 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 andiamo, e via da queste parti.